Procediamo tra qualche istante alla premiazione delle scuole che si sono guadagnate questo riconoscimento con il loro lavoro. Prendo spunto dalle parole di Vittorio Cogliati Dezza, che ha ricordato di quando da bambino, già in un momento dell'anno che coincideva esattamente con questo giorno, cioè sempre con il 21 novembre, si è avvicinato, è stato avvicinato a questa tradizione. C'è una ragione, perché la festa dell'albero, che noi abbiamo chiamato legislativamente lo scorso anno Giornata Nazionale degli Alberi, ma si tratta della stessa cosa, cioè della stessa ricorrenza che si celebra esattamente nello stesso giorno dell'anno, viene da molto lontano, viene dal 1898, da un'idea dell'allora ministro dell'istruzione Guido Baccelli, che non per legge ma per atto amministrativo, come direbbero i giuristi, decise che questo giorno dell'anno dovesse essere dedicato al rapporto tra uomo e albero. E questo spiega anche perché questo tema è sempre rimasto legato non soltanto all'uomo come entità, diciamo, neutrale, ma alle giovani generazioni, alle scuole, a coloro che le frequentano e che ne sono i protagonisti. E noi vogliamo, il legislatore vuole che questo rapporto resti e si rinsaldi, si proietti nel futuro, nel tempo, perché tutto questo, diciamo, la mia generazione, quella che mi ha preceduto e quelle prima ancora, così come quelle che verranno, ve lo consegnerà affinché lo possiate a vostra volta proiettare nel futuro. Avvicinare le nuove generazioni significa creare delle occasioni che le mettono anche in competizione. A questo scopo è stato ideato dal Ministero dell'Ambiente, in collaborazione ovviamente in continuità anche ideale e storica con l'iniziativa di Guido Baccelli di fine Ottocento, un concorso che si chiama un concorso nazionale, quindi una sfida fra tutti i nostri territori, che si chiama L'Albero Maestro. È stato lanciato lo scorso anno, riguarda le scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado e cimentava i ragazzi in una sfida a realizzare un'inchiesta di tipo giornalistico sulla falsariga di un reportage che in qualche modo illustrasse, documentasse con i loro occhi, con il loro modo di vedere le cose, il ruolo che gli alberi e le radici hanno per il territorio di prossimità. Il titolo di questo concorso nazionale lanciato lo scorso anno, a cui le scuole hanno partecipato, devo dire, con grande fermento intellettuale, con grande passione, con grande attivismo, era Radici, a voler racchiudere in una sola parola il senso di questo legame da stabilire, da rinsaldare, da proiettare nel futuro. Questo concorso si è concluso, la giuria che ha sovrainteso a questa competizione ha scelto le scuole che si sono accaparrate uno dei tre posti del podio. Il Presidente della Repubblica è stato messo al corrente di questa iniziativa. Il Presidente della Repubblica è da sempre legato alla festa dell'albero, in alcuni anni ha chiesto, oserei dire preteso giustamente, che venisse celebrata nel Palazzo del Quirinale. Questo anno per ragioni, diciamo, diverse la cosa non si è potuta fare, però ci ha voluto lasciare il segno della sua continua attenzione e quindi ha voluto che alle scuole e alle classi che si sono guadagnate questo riconoscimento andasse, oltre che come dire, l'affermazione da podio, anche un segno tangibile dell'attenzione che il Presidente conserva a questo tema. Il Quirinale quindi ha messo a disposizione le medaglie che adesso procederemo a consegnare ai ragazzi. Lo faccio nell'ordine che dalla regia mi è stato chiesto di rispettare e quindi come si fa in tutte le competizioni sportive, cominciando dal terzo posto per salire poi fino al primo. Quindi chiamo le delegazioni delle classi che si sono guadagnate questo importante riconoscimento nell'ordine in cui le cito. E quindi per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, l'Istituto Via Romana di Ciampino di Roma, lo faccio a nome del Ministro dell'Ambiente, che anche attraverso questo gesto vuole materializzare tutta l'attenzione
che le istituzioni vogliono mantenere su questo legame affinché si rafforzi, si rinsaldi e si proietti nel futuro. Grazie alle insegnanti, grazie ai ragazzi, sono contento, molto contento che il mio tentennamento abbia occasionato, non era diciamo casuale, il vostro applauso, l'ho particolarmente apprezzato. I ragazzi se lo meritano così come i loro insegnanti. Grazie a tutti. Allora passiamo alle seconde classificate. Per le scuole secondarie di secondo grado, prego avvicinarsi, qui siamo in provincia di Torino, a Rivoli, l'Istituto San Giuseppe. Presidente della Repubblica e Ministero dell'Ambiente consegnano ai delegati dell'Istituto San Giuseppe, insegnanti e studenti, il riconoscimento che si sono meritati. Grazie a tutti. Ci spostiamo ora in provincia di Como, a Mariano Comense, l'Istituto Don Milani. Prego avvicinatevi. Vedo una delegazione particolarmente in età verde, tanto per rimanere in tema. Delegati e rappresentanti. Cesare, vuoi affiancare il... No? Adesso arriviamo al gradino più alto del podio, il primo posto per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, siamo stavolta in provincia di Napoli, a Pomigliano d'Arco, l'Istituto Europa. Prego i delegati di avvicinarsi. Presidente della Repubblica e Ministero dell'Ambiente consegnano il riconoscimento che vi siete guadagnati. Ciao Vittorio. Grazie davvero per la vostra partecipazione e per il vostro impegno. Tra l'altro a questo punto diciamo vedo Roma, Torino, Ferrara, Como, Ponzano, Veneto, davvero diciamo una catena che unisce fondamentalmente tutti gli angoli d'Italia. Sempre sul gradino più alto del podio, ma stavolta per le scuole secondarie di primo grado, siamo in provincia di Catanzaro, a Soveria Mannelli, spero di averla pronunciata bene, l'Istituto Gianni Rodari. Partecipazione calorosissima. Presidente della Repubblica e Ministro dell'Ambiente consegnano il riconoscimento che vi siete guadagnati con il vostro impegno. Grazie a voi. Ultimo soggetto per le scuole primarie che è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio, siamo in provincia di Ancona, a Loreto, l'Istituto Solari. Prego i delegati di avvicinarsi al tavolo per la consegna. Presidente della Repubblica e Ministro dell'Ambiente consegnano ai delegati il riconoscimento che vi siete guadagnato con il vostro impegno, studenti e insegnanti. Anche le Marche partecipano a questa competizione e lo fanno con successo. Grazie. Adesso c'è una piccola sospensione dei lavori, c'è un coffee break nel locale, se non sbaglio, al piano superiore.